Bentrovati, è da questo luogo che vogliamo iniziare questo nostro percorso dedicato a Maria Antonia Samala, monachella di San Bruno, e qui da Sant'Andrea Apostolo, sullo Ionio, qui dalla sua casa, questa casa che vedremo, ecco, è un tempio di spiritualità. Vogliamo andare avanti in quel percorso di preparazione alla beatificazione di Maria Antonia Samala insieme a Nuccia Tolomeo, due venerabili dell'Arcidiocesi di Catanzaro Squillace che, ecco, ci danno un grande messaggio sulla santità. Iniziamo il nostro viaggio andando proprio a vedere una scheda sulla storia di Maria Antonia e poi andiamo a conoscere i protagonisti di questo percorso, testimoni di santità. Maria Antonia Samala di Sant'Andrea Ionio visse tra il 1875 e il 1953, due limiti temporali che abbracciano un arco di tempo tra gli inizi dell'unificazione dell'Italia e la fine del primo periodo del dopoguerra. In una regione come la Calabria, da sempre mortificata, il Regno d'Italia non apportò un vero e proprio progresso. Nel sud era diffusa non solo la disoccupazione, ma anche l'ignoranza. In questo contesto, il piccolo centro di Sant'Andrea Ionio, all'epoca della nostra serva di Dio, non era molto diverso dagli altri paesi della Calabria. C'era molta povertà e la popolazione lavorava in gran parte alle dipendenze del marchese del luogo, che deteneva la proprietà di quasi tutto il territorio circostante. Maria Antonia visse povera, le scarpe erano un lusso a quel tempo, e senza alcuna istruzione scolastica, dedita al lavoro della campagna, finché all'età di 11 anni le capitò qualcosa di straordinario che la inchiodò a letto per tutto il resto della sua vita. Lei, venendo dal fiume, perché si procacciava un po' la pagnottella, no? Portando l'asino con il grano e poi riportandolo con la farina, questo qui all'età d'infanzia, 11 anni circa, andò a bere, come dice la tradizione e i documenti storici, in una gorella qui in prossimità del fiume Salubro, e se ne tornò in paese imbestialita, cioè cambiata. Questa ragazza è diventata per se stessa, come dire, insana, un pericolo pubblico, quindi si stracciava le vesti, bestemmiava, si rotolava in mezzo alle piazze e così via, anche con scandalo, provocazioni, eccetera eccetera. E quindi la gente cominciò a chiedersi che cosa bisogna fare per questo qua, come eliminare questo pericolo pubblico, se non che, ecco, torno a ripetere, la provvidenza ha, ripeto, i suoi disegni, i suoi interventi. La baronessa Scoppa si interessa di lei, d'accordo con i sacerdoti e così via. Cioè, vediamo innanzitutto se è stata posseduta, come dice l'opinione pubblica, dal maligno. Si fanno delle preghiere, ma sono inutili, naturalmente. Allora, l'idea qual è? Portarla alla certosa di Serra San Bruno. Alla certosa di Serra San Bruno hanno trovato il parroco di Amaroni, il quale, per conto suo e sostituendosi ai padri, provvisoriamente ha fatto delle preghiere di liberazione, ma non è riuscito a nulla, finché è arrivato il superiore, i padri e così via, hanno fatto una preghiera chiamata un esorcismo o preghiera di liberazione che è durata 4-5 ore. Hanno portato il busto del santo con le reliquie nella testa del santo e dopo queste preghiere la ragazza si è liberata. Quindi ha abbracciato, ecco, il simulacro come segno di gratitudine per questa liberazione e poi è tornata trionfante in paese. Ma non è tutto finito poi lì, perché di lì a 2 anni,
quindi deve essere 11-12 anni, comincia una malattia neurologica o artrosica, come si voglia, va bene, che si impossessa di lei e ne la immobilizza completamente, ne fa un blocco, una statua vera e propria, al punto che, lo possiamo dire, qui non si esagera, lei non si poteva muovere, a parte che non era autosufficiente per se stessa, hanno dovuto altri badare a lei. Un binomio, secondo me, molto importante che bisogna tenere presente nel raccontare la vicenda umana, spirituale della nostra serva di Dio, è quello di casa campagna. Casa campagna costituivano per il calabrese di quella società le dimensioni fondamentali della sua vita. Per Maria Antonia fu proprio la sua piccolissima e modestissima dimora a costituire un luogo di incontro per la gente del paese, un luogo di socializzazione e direi di testimonianza cristiana, di evangelizzazione. La casa di Maria Antonia costituiva quindi luogo di incontro degli abitanti del paese, che si sentivano attratti dal modo in cui ella viveva la sofferenza, dal modo in cui ella sapeva offrire il suo stato al Signore con serenità, con consapevolezza, preoccupata soltanto di ricevere ogni giorno la Santa Comunione. Don Franco, ben trovato, è bello ritornare in questo tempio di spiritualità, in questo tempio dove sono custodite, l'abbiamo visto nel servizio precedente, anche i resti di Maria Antonia. Ed è bello essere qui perché con lei vogliamo trasferire tutta la gioia, ma soprattutto l'importanza di questo giorno, il 3 ottobre, giorno in cui finalmente, dopo tanti anni, ecco, si avvia questa beatificazione di Maria Antonia Samà. Siamo arrivati adesso al traguardo di un cammino che è stato un vero laboratorio, quindi sul posto, che ha visto coinvolti tante persone umili, ecco, testimoni, quindi persone anche in ricerca, persone anche in cammino, con situazioni spirituali diverse. È anche il frutto di tutto quello che è stato l'impegno di tante persone intorno a lei, intorno a questa figura e appunto alla chiamata alla sua beatificazione. Oggi molta gente vive alla giornata, vive nella rassegnazione, quindi, oppure si tuffa nel futile, va bene, ancora di più aumentando il vuoto interiore, e quindi ecco, allora arriva come un riferimento, se volete, una medicina, quindi una luce, quindi per indicarci altre strade, altri sentieri, va bene la figura appunto di Maria Antonia. Grazie Don Franco, e ora andiamo ad ascoltare Padre Pasquale Pitari che, ecco, ci consegna questa dimensione spirituale di Maria Antonia. Di Maria Antonia Samà la sua virtù peculiare è proprio questa gioia nel soffrire con Cristo sulla croce. Non è la sofferenza in se stessa un valore, ma è come si vive la croce. In altri termini, Maria Antonia si è identificata con Cristo sulla croce, e gli stessi motivi che hanno portato Gesù a soffrire e offrire tutto se stesso al Padre per la redenzione degli uomini, per una nuova ed eterna alleanza, così Maria Antonia anche lei ha unito le sue sofferenze a quelle di Gesù per la santificazione delle anime, dei sacerdoti, la conversione dei peccatori e per tante altre intenzioni che continuamente le presentavano. Non abbiamo granché di documentazione,
Però abbiamo tante testimonianze, ma ce n'è una in un modo particolare, quella di Padre Carmine Cesarano, che era un redentorista che stava proprio là nello stesso paese di Maria Antonia, Sant'Andrea Ionio. Questo Padre Carmine ha scritto: è un fatto meraviglioso. Pensate, aveva 29 anni Maria Antonia Samà e già da 10 anni era relegata in quel letto con le gambe anchilosate, sempre ferma. Questa giovinetta di misera condizione che abita un bugigattolo, cioè una casa angusta, senza aria e priva di tutti i mezzi, si mantiene calma, serena tra i dolori dell'infermità e soltanto desidera ricevere Gesù Cristo spesso nella Santa Comunione. Ogni volta che vado a riconciliarla, assisto a uno spettacolo consolante di tanta conformità alla volontà di Dio. Don Franco, abbiamo raccolto noi delle testimonianze di persone che ci raccontano, ecco, questo amore, ci raccontano questo gigante di carità e di misericordia. Li ascoltiamo. Io non l'ho vista mai tormentata, era col sorriso che mi accoglieva, però soffriva, ma riusciva ad avere quella sofferenza controllata appunto per dare tutto al Signore, che quando guardava là faceva: Gesù, quanto sei buono, quanto sei bravo. E io vedevo che invece di innervosirsi come tutti gli ammalati, lei era felice e non sapevo perché esprimesse tanta gioia ancora. Quando poi non rispondeva e io entravo e non rispondeva, vedevo la badante che si metteva il dito in bocca e si avvicinava. Io ero preoccupata, pensavo che fosse, si sentisse male. E dice: no, che starà male, che non avrà nemmeno dormito. Da stanotte che è sempre così. E così come? Con gli occhi là. E così ho cominciato a capire che era santa, insomma. Maria Antonia Samà è stata grande e io penso che sia una figura degna di essere proclamata dottore di etica, cioè il suo letto, il suo antro buio era in effetti la più alta cattedra di etica dell'epoca e non solo dell'epoca. Perché? Cosa aveva lei? Lei rifiutò sempre il denaro, lei era misera, non era povera, era misera. Rifiutò il denaro come fece per esempio un altro santo calabrese, San Francesco di Paola. La monachella ha fatto lo stesso. Ci fu una persona, il professor Fragalà, che volle lasciargli un'offerta e lei mandò un contadino a rincorrerlo finché lui dovette accettare il denaro che aveva dato. Non volevano denaro. Lei non aveva nessun bene da dividere con gli altri, ma divise che cosa? L'esistenza. La sua casa era sempre aperta e lei, da situazione di grande infermità, di grande sconforto, diventò sorgente di consolazione per tutto il paese e anche per quelli che venivano da fuori. Quindi lei diede tutto quello che aveva, diede minuto per minuto la sua vita, al punto che andavano gli andreolesi a porta aperta, a diecina, diecina, diecina al giorno, a cercare conforto. Quando ero bambino, no? Le scuole elementari, ricordo quando è morta, i suoi funerali, cioè il 27 di maggio 1953, avevo una decina di anni, no? E vedevo questa immensa folla di gente che accorreva a questa casa per c'era i funerali di Maria Antonia Samà la Monachella.
le strade piene di gente, e non solo il clero ma anche tutto il popolo, giovani, anziani e a tutte le associazioni cattoliche, maschili e femminili. Quindi un fatto veramente straordinario, era un evento straordinario. Noi bambini non vedevamo niente perché l'hanno portata in processione con la bara scoperta, no? E volevamo vederla, no? Allora il bambino non avevamo la possibilità di vederla, cosa abbiamo fatto? Due o tre bambini, mi ricordo, siamo saliti su un muretto vicino alla chiesa, no? Per poter dall'alto vedere Maria Antonia lì sulla bara scoperta. Ecco, questo ricordo ciò di Maria Antonia, dei suoi funerali, di quando la gente accorreva perché, dice, è morta una santa. Don Franco, il carisma di Maria Antonia cosa ci trasmette, cosa ci insegna in questo periodo? Il carisma di Maria Antonia è quello di un totale abbandono alla volontà di Dio e quindi prendere gli eventi anche come facenti parte d'un progetto, per quanto può sembrarci aggrovigliato. E in questo progetto lei, che più di tutti ha portato i segni della sofferenza, quindi della croce, nel proprio corpo, è quello di non farci perdere la speranza. Ecco, nonostante tutto, la speranza, e d'altra parte la fede, la speranza e la carità sono virtù teologali, sono virtù cristiane. Don Franco, grazie, grazie di cuore. E noi ora andiamo a chiudere con l'intervento del Vescovo. Eccellenza, grazie, grazie. Concludiamo con lei questo percorso che abbiamo fatto su Nuccia Tolomeo nella puntata precedente e oggi su Maria Antonia Samà. E la ringrazio perché ci ha consentito anche di fare questo, perché l'obiettivo, come abbiamo detto in apertura, era quello in qualche modo di prepararci attraverso anche gli strumenti di comunicazione sociale a vivere nella pienezza questo momento. Per cui ecco qual è l'occasione che dobbiamo trarre da questa giornata del 3 ottobre, ormai alle porte, soprattutto quanto è importante essere degni di ciò e cosa fare per esserlo. Io penso che quando si parla di santità non dobbiamo subito pensare all'essere degni, perché la santità è innanzitutto una grazia. La santità nessuno di noi se la compra, nessuno di noi se la merita. È un dono totalmente gratuito di Dio. Noi siamo santificati da Dio. Però non c'è dubbio che ogni dono di Dio ingenera una responsabilità. E quando Dio dona a una comunità come la nostra testimoni così forti del suo amore, è chiaro che abbiamo la responsabilità di viverli bene. Penso che essere degni di questo momento significa prendere sul serio il battesimo, prendere sul serio le beatitudini, perché le nostre beate insieme, in modo singolare per ognuno, in fondo hanno vissuto lo spirito delle beatitudini. Noi ieri menzionavamo quella esortazione apostolica di Papa Francesco sulla santità e lui dice in fondo: i santi chi sono? Sono coloro che hanno vissuto oggi lo spirito delle beatitudini. E quindi le nostre beate, Maria Antonia e Nuccia, ci spingono a prendere sul serio le beatitudini, a leggerle, a studiarle e a farle diventare la Magna Carta della nostra vita. Abbiamo già visto dalle testimonianze, dalle immagini, da questo racconto, questa infermità di Maria Antonia, che era un moto rivoluzionario, era un qualcosa che faceva muovere tanta gente e soprattutto, ecco, faceva sfogliare quelle pagine di Vangelo che sono un po' la risposta anche alla crisi che noi stiamo vivendo. Ecco, quanto dobbiamo attingere da questo modello, da questo esempio, anche ai tempi che stiamo vivendo. Speriamo di poter dire prima possibile il periodo del post-coronavirus, ma ecco, certamente nel Vangelo e in questi strumenti del Signore possiamo trovare una risposta. Io penso di sì. Maria Antonia, in fondo, almeno da quello che sappiamo dalla sua storia, dalla sua vicenda, accoglieva le persone parlando loro con un linguaggio semplicissimo,
esortando tutti a fare la volontà di Dio e a consolarsi nella luce della parola del Vangelo. La sua vicenda ci insegna forse che dovremmo recuperare, per ripartire nella vita cristiana, la casa come luogo di irradiazione del valore. Loro hanno vissuto nelle loro case e le loro case sono diventate luogo in cui il Vangelo si è irradiato. Forse dovremmo recuperare questo, adulti, giovani, bimbi, ma soprattutto chi ha una lunga navigazione nella vita cristiana, a cominciare a parlare del Signore nelle case, a ricordare nelle nostre case le cose belle che il Signore ci ha consegnato come via di santificazione, esortarci reciprocamente, riprendendo la semplicità del Vangelo. Io penso che questo sia importante, molto attuale. Beh, speriamo sia anche un invito che il puntualissimo Papa Francesco non ha tardato a farci arrivare. Ricorderà sicuramente meglio di me quel termine di chiese domestiche. E proprio su questo, ecco, vorrei che lei mi aiutasse anche a far arrivare un altro messaggio che arriva da leggere la vita di queste serve così umili del Signore, che è quello della sofferenza. I nostri telespettatori più abituali sono coloro che tante volte sono impossibilitati ad uscire, quindi gli ammalati, i detenuti. Ecco, che messaggio dare loro? Ma io penso, intanto, Maria Antonia e Nuccia ci insegnano che la condizione della sofferenza, che fa parte dell'esistenza umana, non è né un ostacolo alla felicità e alla beatitudine, né un ostacolo alla santità. Hanno mostrato che pur in questa condizione di prova si può fare della propria vita un capolavoro. E questo è un grande, addirittura loro insegnano come in questo stato di vita non solo si può vivere pienamente, ma si può aiutare anche gli altri. Quindi si può essere preziosi agli altri. Quindi loro sono entrambi uno spot contro la cultura dello scarto. Con criteri puramente umani le loro esistenze valevano poco. In realtà loro hanno mostrato che sono riusciti a realizzare capolavori di vite a partire da condizioni che potremmo definire di disagio, e si sono messi a disposizione aiutando gli altri a fare altrettanto. Questo forse è il grande messaggio. Nessuna condizione umana, nemmeno la più segnata dalla sofferenza, impedisce a chi la vive di farla diventare un capolavoro nell'amore. Il 3 ottobre ci saranno delle persone che verranno alla Basilica dell'Immacolata, ovviamente lo diciamo, le contingenze del Covid non permetteranno di fare quello che forse si voleva fare, però ecco, il bello che nella fede non ci sono luoghi geografici, c'è un'universalità che si può vivere da qualunque luogo. Video Calabria manderà in diretta quella celebrazione. A lei in chiusura, ecco, proprio l'invito a chi ci ascolta su come prepararci a questa celebrazione. Ancora tornando a quel documento di Papa Francesco sulla santità, lui dice dall'inizio alla fine che la santità è qualcosa che riguarda il popolo di Dio. Quindi la beatificazione di queste nostre sorelle è una festa di popolo. È una festa di popolo innanzitutto per la chiesa di Catanzaro Squillace e poi delle chiese sorelle che sono qui, ma è un evento che riguarda in fondo la Chiesa Universale. E il messaggio che possiamo mandare a tutti in questa occasione è un messaggio di speranza. In fondo i santi sono persone che, pur essendo piantate sulla terra, hanno avuto questo sguardo all'eterno, quindi si sono lasciate guidare dalla speranza. Io penso che il modo migliore per vivere bene questa festa sia quello di non lasciarsi rubare la speranza, anzi, attraverso la partecipazione a questa liturgia davvero speciale, noi speriamo che la speranza sia piantata nei cuori delle persone e che dunque Maria Antonia e Nuccia siano, come dire, protagoniste
siano una grande occasione con la loro beatificazione di una rinascita nella speranza, quella che auguro a tutti. Grazie, con questo augurio, ecco, di Sua Eccellenza noi vi lasciamo, ma soprattutto, ecco, vi invitiamo a continuare a vivere quegli insegnamenti che Nuccia e Maria Antonia ci hanno dato e che ci portano veramente alla comunione con il Vangelo. Eccellenza, grazie di tutto. Grazie a voi che ci avete seguito e arrivederci al prossimo viaggio.